Il Toscano IGP tinge di rosa la Toscana dell'olio extravergine di qualità. Al via la nuova campagna immagine del Consorzio di tutela dell'extravergine Toscano IGP, che punta sulla gentilezza, l'eleganza e la determinazione delle olivicoltrici. I volti sono quelli di Anna Maria, Elena, Francesca e Viviana, donne reali che vivono le loro aziende nella quotidianità e che appartengono al Consiglio di amministrazione del Consorzio, così da rappresentare in modo neutrale e al contempo istituzionale tutto l'universo rosa associativo. L'indicazione e il senso della campagna di comunicazione è quella di acquistare l'olio toscano, perché non solo è un prodotto buono, non solo fa bene, perché appunto ha proprietà nutraceutiche importanti, ma è anche un tipo di coltivazione che aiuta il nostro territorio. Il territorio toscano in modo particolare è caratterizzato dalla presenza dell'olivo, anche di olivi di valore paesaggistico molto importante, e quindi aiutare, comprare e sostenere l'olio toscano, anche se costa qualcosa di più, fa bene, si mangia una cosa buona, ma soprattutto contribuisce a mantenere e a preservare un panorama e un paesaggio che è davvero unico al mondo e che è un elemento anche di attrazione turistica enorme. Dobbiamo ringraziare le aziende comunque a fronte di rincari che comunque hanno sostenuto, perché al di là delle spese di molitura ci sono i costi del vetro quando si trova, i costi aumentati delle etichette, di tutto quello che è il contorno delle lattine, quindi tutto quello che è il contorno è necessario per poi mettere in commercio l'olio, per cui ecco, va dato atto comunque alle aziende di responsabilità che comunque si sono sobbarcati l'onere e quindi un minore utile pur di essere presenti sul mercato a prezzi comunque non fossero esosi.